Volevo esaminare in questa spiegazione di alcuni elementi del pensiero di Rudolf Steiner, quelle che possono essere considerate delle forme di ascesi del pensiero, quindi delle pratiche che Steiner in differenti testi consiglia a chiunque voglia intraprendere un cammino di autoiniziazione con degli esercizi estremamente semplici, non dannosi, che non hanno alcuna componente di controindicazione e che però possono essere seguiti in maniera autonoma e che riguardano appunto le facoltà umane come il pensiero, la volontà, l'azione. Che possiamo analizzare a partire da ciò che in una piccola parte, in un paragrafetto del testo L'iniziazione, Rudolf Steiner pone a mo' di riassunto, di sintesi di ciò che in quest'opera è contenuta. È un paragrafo molto breve che possiamo leggere per poi andare a vedere altri testi e vedere quali sono gli esercizi che si adattano alla nostra epoca, alla nostra mentalità occidentale che deve perseguire, secondo Steiner, la modalità di conoscenza iniziatica che gli è più propria. Quindi non è quella di carattere più orientale, che come potrebbe essere una forma ascetica buddista o una forma ascetica sufi, ma è quella appunto di quella che potrebbe essere chiamata da un esponente importante dell'antroposofia, che è Massimo Scaligero, ascesi del pensiero, e che ha qualcosa in comune con correnti come per esempio l'Advaita Vedanta, quindi quella corrente del pensiero induista che emerge più o meno intorno al VII secolo d.C. in India e che si svilupperà appunto a partire da Shankara e che ha come concezione del mondo una concezione monistica non duale in cui tutto in sintesi è un uno, un'unità, e la realtà non sarebbe nient'altro che questa totalità. Noi stessi, in quanto individualità, saremmo in vero qualcosa che è uno con questa totalità e non differente da essa. L'illusione, cioè quella che potremmo definire Maya, ci fa credere di essere separati, ma in realtà la verità della realtà stessa, al di là del gioco di parole, è una non dualità che ci pone in una relazione totale con qualsiasi forma di soltanto apparente alterità, ma che in realtà è appunto già parte di noi in un senso proprio, cioè di quello che nella terminologia che è propria a questo mondo è l'Atman Brahman, cioè il nostro sé spirituale che coincide col Brahman, con questa forma, forza spirituale che non è nient'altro che la totalità, appunto, per dirla in maniera estremamente sintetica. Ma leggiamo questo passo di Steiner e scrive: la scienza dello spirito, che sarebbe l'antroposofia, parla di quattro qualità che l'uomo deve acquistarsi nel cosiddetto cammino delle prove per poter ascendere alla conoscenza superiore. La prima di queste è la capacità di scindere nei pensieri il vero dalla parvenza, la verità dalla semplice opinione. Questa è la prima capacità, distinguere il vero dalla parvenza, quindi un tentativo di affermare un principio veritativo. Continuiamo. La seconda qualità è la valutazione giusta del vero e del reale rispetto alla parvenza. Quindi poi entra
l'elemento valutativo, l'elemento del giudizio umano, che deve essere fatto in maniera corretta, valutare correttamente questa verità che si è colta attraverso il pensiero. La terza capacità consiste nelle sei qualità: controllo del pensiero, controllo delle azioni, perseveranza, tolleranza, fede e imperturbabilità. Questi sei aspetti li andremo poi a vedere in maniera più dettagliata. La quarta, quindi la quarta prova, diciamo, del cammino iniziatico è l'amore per la libertà interiore. Bisogna amare la libertà, che è anche, direi io, amore per l'azione, cioè amore per l'azione in se stessa, non per il suo fine, non per gli effetti che produce, ma per l'azione in quanto tale. E la libertà si manifesta in questa forma di amore per l'azione, che è appunto anche amore per la libertà. Quindi abbiamo visto, è un'ascesi del pensiero, come direbbe Scaligero, un noto antroposofo, e in quanto bisogna scindere nei pensieri il vero dalla parvenza, quindi già questo è un primo momento di estrema rilevanza. Il secondo, lo ripetiamo, è valutare correttamente, cioè formarsi dei giudizi adeguati, corretti, giusti su questo vero che si è così colto. E in terzo modo, come terza tappa del cammino, questi sei esercizi spirituali che riguardano il controllo del pensiero, quello delle azioni, la perseveranza, la tolleranza, la fede e una forma atassica di imperturbabilità, che poi andremo a vedere tutte e sei in maniera più dettagliata, e infine l'amore per la libertà. Non bisogna però comprendere intellettualmente questi aspetti, ma bisogna che diventino abiti, che diventino delle consuetudini interiori con cui ci si relaziona, quindi bisogna lavorare su se stessi in questo senso. E lo bisogna fare in maniera estremamente controllata e costante. Quindi mettersi all'opera in sostanza, non leggere, non soltanto comprendere con la mente. Bene, abbiamo iniziato con questa introduzione, cerchiamo invece di andare un po' più in profondità. Nelle prime pagine dell'iniziazione ci dice Steiner che chi vuole diventare discepolo dell'occultismo deve perciò educarsi energicamente nell'atteggiamento devozionale. Nell'ambiente che lo circonda, nelle proprie esperienze, egli deve cercare ovunque ciò che può imporgli ammirazione, rispetto. Se incontro un uomo e biasimo le sue debolezze, mi tolgo forza per acquistare conoscenze superiori. Se cerco invece amorevolmente di approfondirmi nelle sue qualità, accumulo tale forza. Quindi cercare di conoscersi attraverso la relazione e ammirare l'altro, non criticarlo, non giudicarlo. Questo è un aspetto importante. Il discepolo dovrà sempre ricordarsi di seguire questo consiglio, che è quello, dirà più avanti, di guardare sempre al lato buono e non giudicare. Soltanto in questo modo ci si può trasformare, ci si può perfezionare, si può formare quello che appunto viene definito anche l'occhio spirituale dell'uomo. Quindi interiormente si deve ammirare l'altro, non ci si deve affatto proporre in una dimensione giudicante, ma bisogna avere venerazione, rispetto, devozione, perché questo ci rende forti, ci rende sani, ci garantisce poi, in secondo luogo, una conoscenza della verità, una conoscenza di una verità che si può sperimentare interiormente attraverso questo atteggiamento sempre attento al proprio giudizio. Quindi bisogna abbandonarsi sempre meno alle impressioni del mondo esteriore e sviluppare un'attiva vita interiore. Attraverso cioè questa devozione
si deve procedere ad una sua evoluzione. E l'evoluzione è quella di un'attiva vita interiore, in modo tale che in se stessi si possa cogliere, si possa afferrare il divino, lo splendore divino, dice. E scrive, infatti, che occorre avere prima sperimentato il divino nella propria anima, se lo si vuole trovare nell'ambiente che ci attorna. Quindi l'ambiente che ci attorna è colmo di divinità, in qualche modo. È luminoso, ma questa componente divina della realtà la si coglie solo se, in primo luogo, si è afferrato il divino in se stessi. Quindi bisogna aprire il proprio io al mondo. Ci scrive poco dopo che tutti lo vogliono indurire, chiuderlo in se stesso questo io, ma invece deve essere aperto al mondo, deve essere costantemente non atomistico, non pensato in una dimensione di chiusura, di monade isolata senza finestre sul mondo, ma deve essere rivolto al mondo, il nostro io, la nostra individualità, aperto a questo mondo che ci è davanti. Quindi questa componente si somma a quella della venerazione e a quella della attività interiore che sperimenta il divino nell'uomo. Scrive ancora: ogni disciplina occulta deve imprimere questa massima, che traduce in questo modo: ogni conoscenza che tu cerchi ha il solo fine di arricchire il tuo sapere, di accumulare i tesori, ti fa deviare dalla strada. Ogni conoscenza che tu cerchi, invece, per maturarti sulla via della nobilitazione dell'uomo e dell'evoluzione del mondo, ti porta avanti un passo. Quindi, ecco, una conoscenza funzionale ad una maturazione, ad una nobilitazione, quello che dicevamo prima, ad una trasformazione etica, non un'accumulazione nozionistica o intellettualistica di puro sapere, fine a se stesso. E riassume ulteriormente questa massima in una frase ancora più icastica: ogni idea che non diventa per te un ideale uccide una forza della tua anima. Ogni idea che invece diventa un ideale crea in te forze vitali. Per trasformarsi occorre che le nostre idee non diventino sterili, come appunto un sapere libresco, polveroso, di libri che se ne stanno lì e che non vengono vivificati, ma deve essere tradotto il nostro sapere in forza vitale, in azione, quindi deve trasformarsi l'idea in ideale perché muove l'azione, muove alla vita, richiama alla vita l'apertura al mondo, ecco a cui faceva riferimento prima la frase che abbiamo letto. Quindi certamente questo è un elemento essenziale, come lo è quello della venerazione, come lo è quello della vita interiore e come lo è anche quello della calma interiore. Perché non appena l'iniziato, ci dice Steiner, esce dal suo recinto spirituale e si presenta al mondo, egli deve tener conto di una terza legge. Abbiamo visto queste due massime che abbiamo colto. In una terza legge che recita più o meno così, dice Steiner: sorveglia ogni tua azione, ogni tua parola, in modo che per opera tua non si rechi offesa alla libera volontà di alcuno. Quindi un'attenzione alla nostra azione, alle nostre parole, quindi quelle che nel buddismo potrebbero essere definite come rettazione, appunto, e retta parola, che è anche un retto sforzo. Questi tre elementi della rettitudine buddista che fanno parte del nobile ottuplice sentiero, ecco, sono qui espressi in una forma differente nella prospettiva antroposofica che propone Rudolf Steiner e sono di grande interesse perché non bisogna recare offesa alla libera volontà di alcuno, quindi essere in armonia con l'altro e lo si può fare attraverso una calma interiore,
che in questi momenti impara a distinguere l'essenziale dal non essenziale. Bisogna cercare in certi momenti della giornata, per poco tempo, non è necessario un grande tempo, ma isolarsi. Isolarsi dalla routine, isolarsi dal caos, isolarsi dal mondo in qualche modo, per poter affrontare con una forza differente le nostre relazioni con gli altri, che poi si danno nella esperienza quotidiana, nella sua apertura ad un mondo, quindi non si esclude il mondo, ma c'è bisogno di questo brevissimo tempo di isolamento per occuparsi di questi aspetti della propria vita interiore, in modo tale che si possa reagire e agire con gli altri in una dimensione, oltre che non giudicante, anche non inibente l'altro, che non lo ferisca in alcun modo. Durante tale periodo, dice Steiner, l'uomo deve completamente staccarsi dalla sua vita giornaliera. Questo breve momento, no? I suoi pensieri, i suoi sentimenti devono acquistare un colorito diverso dal consueto. Deve passare con l'anima in rassegna le sue gioie, i suoi dolori, le sue pene, le sue esperienze, le sue azioni. Quindi è una sorta di sguardo retrospettivo su ciò che noi facciamo e riflettere al modo in cui noi ci comportiamo, a come noi ci relazioniamo con gli altri. E quindi bisogna in questi momenti ancora una volta sforzarci di considerare e giudicare le proprie esperienze e azioni come se non fossero state da noi stessi sperimentate o fatte, ma da altri, guardarle con l'occhio esterno, guardarci criticamente, guardare noi stessi da un punto di vista terzo, che non è quello dell'azione, che non è quello del suo soggetto, che siamo noi, che l'hanno compiuta, ma guardare da un terzo punto di vista, come se fossimo altri. Per valutarsi, e in questo modo si può intraprendere il cammino spirituale di iniziazione. Questi sono degli esercizi preliminari, molto semplici nel modo di formularli, ma molto difficili e complicati da realizzare concretamente. La calma dei momenti di isolamento, se viene attuata correttamente, darà i suoi frutti anche nella vita quotidiana, ci dice Steiner. Quindi si tradurrà poi anche in un ethos, no? In una capacità di relazionarsi in modo differente. Quindi domare la vita, domare e non farsi dominare, quindi assumere il controllo di sé, e essere padroni delle passioni, ed essere padroni di ciò che ci accade. La meditazione è un mezzo per arrivare a questa forma di completo autocontrollo, ma è un qualcosa che si ottiene e che deve essere ottenuto come stato o stadio preliminare rispetto alla conoscenza della realtà spirituale. Cioè bisogna innanzitutto avere questa calma interiore affinché in un secondo momento possa maturare qualcosa di spirituale in noi. Ora finiamo qui questa prima parte e vedremo nelle successive gli aspetti che abbiamo enunciato all'inizio, leggendo quel breve passo sintetico e riassuntivo tratto dall'iniziazione di Steiner, e continuiamo con questa spiegazione interessante.